siamo a Livorno. E quello là è il palazzo più alto di tutta la città. Ecco, il 4 febbraio di mattina presto, tra le 7.30 e le 8.30, un ragazzino di 15 anni entra dentro, sale fino in cima al 26esimo piano e salta nel vuoto. Si suicida. Dietro a questo gesto assurdo si nasconde qualcosa di ancor più mostruoso, che non è facile da capire. Per raccontarvi tutto quanto, e per bene, dobbiamo partire dalla Russia. E attenzione, quello che stiamo per raccontarvi e le immagini che state per vedere sono forti, ma davvero molto forti. Quindi o cambiate canale adesso, o continuate a seguire questa storia, consapevoli di quanto vi abbiamo appena detto. E non solo, durante tutta la durata del servizio, consigliamo ai genitori di stare vicini ai propri figli. Qui in Russia, negli ultimi anni, centinaia di adolescenti si sono suicidati. E tutti quanti, nessuno escluso, ha deciso di farlo buttandosi giù da un palazzo. E la cosa più inquietante è che mentre si buttavano di sotto, si sono fatti filmare. I video che state vedendo non sono stati girati da persone che si trovavano lì per caso, ma da ragazzini che erano lì apposta, che seguivano un piano ben preciso, una specie di protocollo che tutti i protagonisti sono tenuti a seguire. Forse non è chiaro, qui non si sta parlando di finzione cinematografica. Queste due ragazzine non sono delle attrici, ma due adolescenti che realmente hanno deciso di ammazzarsi buttandosi di sotto. Esattamente come hanno fatto altre centinaia di adolescenti russi. E che ci crediate o no, tutti quanti lo hanno fatto per seguire le regole. Ma due adolescenti che realmente hanno deciso di ammazzarsi buttandosi di sotto. Esattamente come hanno fatto altre centinaia di adolescenti russi. E che ci crediate o no, tutti quanti lo hanno fatto per seguire le regole di un macabro gioco.
luce! Spero che tu non voglia procurarmi guai. Che posso fare per te? Aspetta. Aspetta. Io ti conosco. Nessuno sbaglio. Sei ricercata. Pagherai per i tuoi crimini. Oh, ti chiedo scusa, Tain. Non mi ero accorto che fossi tu. Per questa volta faremo finta di niente. Ma anche l'influenza dello Jarl ha un limite. Fa più attenzione in futuro. Se ti sorprendo con la mano nella mia tasca, te la taglio. Cosa c'è? Draghi?
Mi occupo soprattutto di furti e risse fra ubriachi. È passato parecchio tempo dall'ultimo attacco da parte dei banditi. Devo tenere gli occhi aperti. Quei dannati draghi potrebbero piombare qui da un momento. Attenzione con quelle fiamme!
spostare l'ultimo porto prima di Solitude. Quei dannati ribelli non la conquisteranno mai. Jarl mi ha nominato tuo Huskarlo. È un onore servirti. Tu sei il mio Thane e io sono al tuo servizio. Proteggerò te e tutto ciò che ti appartiene a costo della vita. Bene, sempre fianco a fianco, Thane. Si tratta della medesima strategia attuata nelle operazioni difensive della Grande Guerra. Funzionerà ancora. Cosa c'è, te? Suggerisco di fare ancora più attenzione. Forse hai ragione. Temo che lo Jarl ti ha riconosciuto come persona molto importante nel feudo. Un eroe. Il titolo di Thane è un onore, un dono per i tuoi servigi. Le guardie distoglieranno lo sguardo se dirai loro chi sei. Oh, non fare così, Ori, che stavo solo scherzando. Mi sono capace. Ciò che è mio è tuo, Thane.
Sì, legato. Fa strada, dunque. Eh? Tu sei una persona in grado di portare a termine quello che comincia. Una rissa. Dovevi venire qui. Servirò Don, come ho sempre fatto. Allora, in virtù del mio potere di Jarl, ti affido la proprietà del terreno. Cerca di stare alla larga dai guai. Sono felice di averti al mio fianco. Ho bisogno di circondarmi di persone affidabili. Thank you.
All'improvviso. Facciamolo! Cominciamo il vampiro! Ne ho avuto abbastanza.